Senza maschera è davvero difficile riuscire a camminare per Lucca. Vuoi vedere che succede? Maurizio del Pozzo. Siamo a Lucca Comics and Games 2022. Perché dico 2022? Perché la mia prima Lucca Comics è stata nel 2002. Avevo appena fatto 16 anni. Paolo, sono 20 anni di Lucca Comics per me. Ed è cambiata tanto. Sono passato da salire sul palco come cosplayer, a salire sul palco come presentatore, poi a essere ospite, poi a non poter più camminare senza maschera, per esempio. Che maschera è? È una maschera di Deadpool. È molto semplice perché si vede bene. Però senza maschera è davvero difficile riuscire a camminare per Lucca. Vuoi vedere che succede? Che succede? Vediamo. Guarda, vediamo che succede. Facciamo un test. Usciamo di qua. Già c'è la folla e può essere già pericoloso. Secondo me è deterrente, lo sai? Perché vedono che stiamo girando e non si avvicinano. Allora, facciamo una prova. Adesso io farò finta di mettere giù la telecamera, ma continuo a registrare. Vediamo cosa succede. Basta uno che mi blocca ed è la fine, perché poi c'è l'effetto valanga. Però guarda, non sono riuscito mai a fare tutti questi metri. E secondo me, più che mascherarmi, dovrei fare così. Cioè, cercare di farmi vedere. Che poi io, i primi anni che sono venuti a Lucca, non era qui nella città. Era al palazzetto dello sport. Nei ghiaino, nella ghiaia. Nel 2005 è stata spostata in città per la prima volta. Mi ricordo che era il 2005 perché avevo fatto 19 anni quell'anno. Quanto sono vecchio, ragazzi? Se vedono che sto parlando, non vengo. Fantastico. Allora, provo ad allontanarmi. Ciao, piacere, Giovanni. Un piacere. Grande doppiatore. Grazie mille. Chi è Gio? È Maurizio Venturi. Pensa che io non ce l'ho. Antonio. Queste sono le carte della lore di Dario Moccia, che il pezzo di me non mi ha mai mandato. Ce l'hai la mia? No. Come no? Ti ho detto, bastava uno. Guardati intorno. Meglio di gentleman sei te comunque a prendermi. Quindi come il quinto mi prendete? No, rivalutiamolo. Eleganza? Zero. Portamento? Zero. Savoir-faire? Zero. Renato? Carosone. Tu di che anno sei? 2009. Avvicina. Vedi, lui è del 2004. La mia prima Lucca Comics è stata Lucca 2002. Ah, poi. Avevo appena fatto 16 anni. Era appena uscito il numero 4 di One Piece. E io facevo il cosplay di Sanji. Ah, ok. Io Zoro. Non ti ho chiesto chi preferisci. Vengo a Lucca Comics prima che alcune delle persone che mi seguono nascessero. E come vi trovate? Vi piace Lucca? Per noi è la prima volta, quindi... Ah, vedi, ci abbiamo un virginello. Quando venivo io, se non prendevi il biglietto non facevi niente. Cioè, potevi venire qui, ma non c'era la ferra. Però comunque ti puoi godere tutta l'aria di festa, gli eventi, il palco, quelli sono tutti... free. Non fumare nel video, un messaggio negativo. Vuoi fare il gentleman? Sono stata un anno, ora la sigaretta. Qui dietro c'è un bordello di gente, Paolo, si è radunata. No, hai messo la bustina subito. No, l'hai rovinata per sempre. No, è ancora più unica. È vero, Paolo, io ti seguo sempre su Cinefax. Sì. Fatevi sentire un po' di casino. Chi vuole essere nel video? Sì! Non ha fatto una domanda che prevedeva risposta sì o no. Hai ragione. Perché come dice Peter Pan, se hai problemi basta che trilli. Della foggia. Forza foggia. Noi abbiamo fatto un tributo ai gentlemen. E dura 3 minuti il loro video. 3 minuti? Dura comunque più di me. Questo è quello che succede quando non pulisci la videocamera. Sozzeria, oh. Dicevamo, cosa succede se levo la maschera o non la metto? Siamo riusciti a fatica a sganciarci. Vai. E infiliamoci in un vicolo, perché la cosa importante è che non ti vedano mettere la maschera. Se no è inutile. Grazie. Siete dei creatori di artisti. Tanta stima per voi, per te, per Paolo, per Claudio. Siete davvero in gamba. Grazie a te. Buongiorno, come ti chiami? Luca, piacere. Piacere mio.
un consiglio sul fitness, ma dai, allenati. Grazie mille. They say that laughter is the best medicine, so una figura. Ciao, buona fiera, ciao. Finito, ho firmato un po' di copie prima di andare via, così le possono vendere già firmate perché è arrivato in ritardo e non mi ha trovato. Il piano è che fortunatamente il sole picchia meno, quindi posso mettere il giacchetto e la maschera, così da non essere riconoscibile e potermi muovere in libertà. Quanta gente mi riconoscerà e per proprietà transitiva riconoscerà te? 10. Però a Lucca. Siamo a Lucca, Paolo. C'è un camerino, una stanzina? Entro là, mi faccio tipo Superman, mi metto il giacchetto e la maschera. Però io ormai ti ho visto qua, quindi... Vabbè, tu lo sai. Se qualcuno lo sa, so che verrò qui da te. Esatto, esatto. Ragazzi, buon lavoro, ci vediamo domani. Possiamo andare. No. Subito la divertata, eh. Se la fate sgamare... No, hai ragione, posso fare una foto? Anche mia moglie ci tiene, vai. Hai ragione, fatevi a niente. Ciao. Ciao. No, mi pregate, non mi pregate. Mi scade 4:30 da una parte e alle 5 devo essere dall'altra parte di Lucca. Pevoletta, tutto triste. Domani mattina sono di nuovo qua io. Vedi domani. Ciao ragazzi. Siamo durati neanche 10 secondi. In realtà non è sei quello tu. Che tu pensi chi sia. Lui è semplicemente Ryan Reynolds che sta sì. passando così. Ci avete Diego e Klaus. Non solo. Mirio e Overall. Akira e Rio di Devil. Takuma e... Cazzo si chiamo. Poi avremo anche altri personaggi. Ma non possiamo dire che cosa. No, non li possiamo ancora dire. Cioè, li sappiamo già in realtà. Allora, lo diciamo no. Sì. Guarda Undertaker col passeggino. No, che fico. Lo diciamo. Lo diciamo? Siamo fuori dalle mura. Mi ha riconosciuto un gruppo di ragazzi, mi ha salutato e ho ricambiato il saluto. Hanno deciso di seguirci. Che dobbiamo fare? Mi viene l'ansia se mi seguite. Stiamo andando al parcheggio. Mi piace, c'è una macchina là. Abbiamo il parcheggio. E allora superatemi. Vi seguiamo noi. Maurizio, ci hai guardato. Ma che ci hai guardato? Guardavo, l'hai abbassato l'occhietto, Maurizio. Dovevi appena nascere quando io facevo sto gioco. Non ti dico con chi lo facevo sto giochino, vai. Con mia madre? No! L'ha raccontato allora. Guarda, la mia è conosciuta da tutti. Sì, ma mi ricordo che c'erano i tornelli a casa tua. Ah sì? È stato un piacere. Ci dispiace per aver fatto un po' d'ansia, un po' di pressione. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buona serata. Pro e contro di Deadpool. Pro, riesco a camminare. Contro, mi pizzicano gli occhi. Dobbiamo fare un rating delle maschere. Ma in realtà ne ho due di Deadpool, però con l'altra non si vede veramente nulla. Piccolo intervento per raccontarvi una storia. C'era una volta un sito rosso, già come Prozis. Prozis, cos'è Prozis? È questo, vedete, è il mio sponsor. E tutti pensano, mamma mia, la promo de Prozis. E invece c'è sempre qualcosa di diverso, sempre qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio. Avete presente i famosi pancake, che tutti si fanno i pancake proteici, ormai vanno di moda tra i palestrati, no? Ecco, per esempio, su Prozis potete trovare i waffle, che non sono pancake, sono waffle. Però c'è anche il preparato per pancake. E uno dice, vuoi pancake o vuoi waffle? Se ne vuoi uno o vuoi l'altro, puoi sempre trovare su Prozis dei bellissimi, dei buonissimi topping. Wildberry topping. Mirtillo selvaggio. Questo è apple cinnamon topping. Mela e cannella. Te fai questo, poi ci metti questo. Buono, mamma mia. E ragazzi, tutto questo, cioè tutto questo, molto di più, col codice sconto MERLUZ10 vi darà il 10% di sconto su tutto quello presente sul sito. Dove stiamo andando? Alla premiere di Dampir. Non posso arrivare lì con i capelli rovinati dalla maschera, no? Ciao! Buonasera! Buonasera! Dove siamo? Dove siamo? Siamo su Falcante. Siamo a Lucca. Siamo a Lucca. Sì. Prima di Dampir, mistero, azione e vampiri. Mi fai una gag, Dario? Non ne faccio. Mi dovete pagare su Twitch per le gag. Punto esclamativo sub nella mia chat. 5 euro. No, 5 sub. E allora possiamo starci. 5 euro. Sub di Subway, di panini. Bella questa. Hai fatto la gag te e ti ho accompagnato. Sono molto in hype, sono molto in hype. Non lo riesco a tenere. Devo andare, veramente. È simpatico la rimoccia, vero? Ciao Ambra, benvenuta in questo Ciao. Video. Grazie. Prego. Mitra, c'è uno con Mitra, vedi? Ah, ce l'hai un accendino! Non lo so, per loro lui parlerà così, credo. Più o meno. Più o meno. L'antica lingua dei vampiri è il lucchese. Esattamente. Abbiamo fatto questa scoperta. Bene, bene. Piani in andiamo. Sì, no, il primo piano del naso. I pori. È un video sui pori del naso. Bello. Dampori.
ti arrabbi. Ventesima Lucca Comics è andata molto bene, spero sicuramente ovviamente di tornare l'anno prossimo. Non lo voglio chiudere da solo questo video, perché Lucca Comics è un insieme di persone, no? Non la fai da solo la fiera. Comunque ragazzi, mi date una mano a chiudere il video, che non lo volevo chiudere da solo. Vai, va bene. Allora, solito. Ah, siamo tutti di Prato poi. Siamo tutti di Prato. Tutti di Prato, di così. Forza Prato, eh. Forza Prato, sono tutti paesani miei. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Poi salutate in bare cugini, nipoti, parenti. Amici, zii, cugino, parenti, come armote. Vado bellino. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Siete un coro di me. Ci vediamo al prossimo video, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Ma lo farò. Farai o farò. Ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Oh, ce l'abbiamo fatta, un'ora e mezza, ma ce l'abbiamo fatta. Canale YouTube di The Merluz. Ogni martedì e venerdì alle 14 un nuovo video. Tranne quando facciamo tardi, che esce qualche minuto dopo. O quando siamo in vacanza, che non esce proprio. Ma di solito esce. Quindi state tranquilli e recuperate anche quelli vecchi che vi siete persi, insomma. Alle 14:00.